Ciao, in questo video parleremo dell'ipoclorito di sodio. Prima di iniziare ti ricordo subito iscrizione al canale. Ovviamente ne parleremo da un punto di vista odontoiatrico, con uno scopo ovviamente soltanto informativo. È ovvio che le informazioni che vi darò sono chiaramente delle informazioni molto molto generali al riguardo. Se siete interessati ad approfondire l'argomento potete ovviamente studiarlo dai libri di endodonzia. Che cos'è praticamente l'ipoclorito di sodio? Fondamentalmente in ambito endodontico, cioè quando si va a devitalizzare un dente, i canali vengono appunto dapprima sagomati con strumenti manuali e con strumenti rotanti, cioè si esegue la detersione meccanica, che non è sufficiente perché appunto gli strumenti manuali o rotanti non arrivano in tutti i punti del sistema canalare. È per questo motivo che entrano in gioco appunto gli irriganti. L'irrigante maggiormente utilizzato è appunto l'ipoclorito di sodio. Ovviamente esistono anche tantissimi altri tipi di irriganti che si possono utilizzare in endodonzia. Se volete appunto un approccio più ampio alla tematica, vi invito a vedere uno dei miei primi video che ho pubblicato sul mio canale dove appunto parlo di questi tipi di argomenti. Lo trovate nella playlist di endodonzia. Tuttavia, l'ipoclorito di sodio nella maggior parte degli studi, almeno in Italia, è appunto l'irrigante maggiormente utilizzato e di prima scelta. La sua azione è quella di andare a rimuovere i residui organici con un'azione appunto antimicrobica. Infatti, gli ioni di clorina distruggono le proteine batteriche, degradandole appunto in quelle che sono appunto, in quelli che sono appunto poi amminoacidi. Inoltre, il pH elevato aiuta a denaturare quelle che sono le proteine. Gli anioni invece vanno a danneggiare il DNA e le membrane lipidiche batteriche. Le concentrazioni raccomandate sono comprese tra lo 0,5 e il 3%, sebbene nella pratica clinica alcuni clinici appunto utilizzino concentrazioni pari anche al 5,25%. Diciamo di prodotti, di marche che realizzano appunto il prodotto, ce ne sono tantissime, ovviamente. Si possono anche fare delle preparazioni galeniche in farmacia. È stato appunto riscontrato tuttavia nei denti trattati endodonticamente, che però hanno ancora una lesione periapicale, è stata appunto riscontrata la presenza del cosiddetto Enterococcus fecalis, ed è diciamo, una specie batterica molto resistente appunto a questa tipologia di agenti antimicrobici. Qual è il problema principale di quello che è l'ipoclorito di sodio? Di solito appunto l'ipoclorito di sodio non dà mai effetti collaterali. Può essere utilizzato in vari modi, con varie tempistiche, ci sono tante tecniche endodontiche, però questi sono dettagli tecnici che fuorvierebbero appunto diciamo, dallo scopo dei miei video. Si possono utilizzare vari tipi di siringhe, c'è chi appunto lo va a riscaldare l'ipoclorito, c'è chi invece non lo riscalda ma lo attiva con gli ultrasuoni, c'è chi lo mette, lo fa rimanere in situ per un tot di tempo e poi lo va a rimuovere. Ci sono tante tecniche, non è obiettivo di questo video appunto parlare di ciò. Tuttavia, seppur in casi molto rari, l'ipoclorito di sodio può dare appunto, tra virgolette, chiamiamolo un effetto collaterale che prende il nome di incidente da ipoclorito di sodio. Per chi ovviamente del settore odontoiatrico saprà già benissimo quello di cui sto parlando. Ve ne parlo ovviamente in maniera molto semplificata, tutta questa trattazione è molto semplice ovviamente. È stato visto infatti che l'ipoclorito di sodio risulta essere citotossico, che significa cioè tossico per le cellule quando raggiunge ovviamente quelli che sono i tessuti periapicali, quindi quando va praticamente oltre l'apice del dente, perché va ad ossidare i tessuti circostanti andando infatti a provocare delle ulcerazioni. Tuttavia questa per fortuna è una complicanza che si verifica molto raramente. In alcuni casi infatti può superare i sinusoidi delle vene mascellari e dare l'incidente da ipoclorito di sodio. Le statistiche infatti ci suggeriscono che la problematica risulta essere più frequente soprattutto nel sesso femminile e nei denti mascellari. Perché nei denti mascellari? Perché ovviamente la mascella è un osso meno corticalizzato rispetto alla mandibola. E perché nel sesso femminile rispetto al sesso maschile? Su questo non c'è una evidenza scientifica solida. Tuttavia, quello che suggeriscono, diciamo, i vari esperti di endodonzia è perché appunto in media la donna ha un osso che è tendenzialmente un pochettino più spugnoso rispetto appunto all'osso dell'uomo. Come si manifesta l'incidente d'ipoclorito? Solitamente si ha quasi sempre un gonfiore, quindi una tumefazione, un aumento di volume all'interno del cavo orale, ma alle volte si può anche avere sul volto, quindi un gonfiore anche extraorale associato alla presenza di un dolore abbastanza intenso.
In alcuni casi, ovviamente nelle forme un pochettino più aggressive di incidente d'ipoclorito, ci possono anche essere degli ematomi sul volto. Ovviamente è una conseguenza spiacevole sia per il paziente che per l'odontoiatra. Tuttavia, se non siete dell'ambito odontoiatrico, non preoccupatevi perché chiaramente è un'evenienza molto rara perché l'odontoiatra ovviamente sa quali procedure attuare dal punto di vista tecnico per evitare ciò. Alcune volte, seppur molto raramente, diciamo che pur attuando le corrette procedure tecniche, comunque può verificarsi, perché la medicina ovviamente non è una scienza esatta. Però appunto non preoccupatevi proprio perché è un qualcosa di molto raro, dicono le statistiche e letteratura scientifica. Io che lavoro da un po' di anni, almeno per il momento, non mi è mai successo, spero ovviamente che non mi succeda mai, però può sempre capitare nella pratica clinica di tutti. Tanti miei colleghi molto anziani, esperti, che lavorano appunto, parlo da 40 anni nell'ambito, per esempio, hanno avuto magari una barra due volte nella loro carriera questo tipo di fenomeni, di episodi. In alcuni casi, seppur rarissimi, ci possono essere dei difetti nervosi, sia motori che sensitivi, perché possono essere coinvolte delle fibre del trigemino. Tuttavia, anche questi sono eventi molto rari e di solito sono temporanei. Però, se appunto, diciamo, la problematica va a coinvolgere i nervi, ci può essere appunto o un deficit di mobilità o un deficit di sensibilità. Il trattamento, ovviamente, è un trattamento medico che deve essere chiaramente prescritto dall'odontoiatra, non dovete assolutamente voi, se siete appunto di fuori dell'ambito, autoprescrivervi dei farmaci. Se, ovviamente non ve lo auguro, però se dovesse succedervi ovviamente una cosa del genere, dopo che avete devitalizzato un dente, dovete chiaramente subito chiamare l'odontoiatra, non perché siete a rischio di morire, assolutamente no, ma semplicemente perché poi lui vi visiterà sicuramente e vi saprà guidare su quello che dovete fare in maniera corretta. Ma in genere, lo dico soltanto e lo sottolineo a scopo informativo, i farmaci che vengono prescritti in caso di incidente da ipoclorito di sodio sono appunto il paracetamolo e alle volte si può associare anche con l'ibuprofene. Ma dipende dai casi, perché in alcuni casi l'odontoiatra può valutare anche un'eventuale prescrizione di antibiotici come le penicilline se non siete allergici, oppure di cortisonici per appunto ridurre il gonfiore, cioè l'edema. Alle volte si possono anche associare degli antistaminici, dipende chiaramente dal caso clinico. La guarigione può avvenire anche nell'arco di qualche giorno, ma le statistiche diciamo che riportano che si verifica in genere tra le 2 settimane e massimo i 4 mesi, però raramente si arriva ai 4 mesi, al massimo in 2-3 settimane il tutto si risolve, ma alle volte anche in tempi più corti. Io spero che chiaramente questo video ti sia piaciuto. Pollice in su se ti è piaciuto, condividilo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!